Ciao raga, bentornati sul canale in questo nuovo video. Eccoci qua, questa giornata diciamo un po' incerta, che non si sa bene se deve piovere o no. Noi andremo a sfidare, come si sa da giorni, 10 km di corsa. Sarà una sfida sui 10 km di corsa dell'altra volta. Come sapete da giorni, io avevo detto che se entro domenica si arrivava a 150 iscritti avrei fatto questa sfida. Siamo oltre i 150 già da ieri sera e quindi faremo questo confronto tra le corse. Tanto io c'ho tutto dentro running, la sessione scorsa, tutte le corse che faccio. E niente, ci vediamo tra poco per l'inizio di questa nuova sfida, sperando che andrà bene. Io ce la metterò tutta per riuscire a battere la sessione scorsa, perché voglio migliorarsi sicuramente. A tra poco ragazzi. Ci tenevo a fare un'aggiunta, che la corsa si svolgerà in proprietà privata e soltanto in una strada di campagna che praticamente non ci passa nessuno, senza andare oltre, perché giustamente ci sono i divieti di corsa in giardini, in luoghi assemblati, anche se qui c'è nessuno, però comunque io rispetterò le regole. Eccoci qua, siamo dentro l'applicazione Running. Ora noi andremo a sfidare, prima di iniziare questa nuova corsa, questa sessione qui del 5/4/2020, che ho fatto 10 km 06 in 1 ora e 11, 881 calorie. Vabbè, ma calorie non mi interessa il ritmo medio e la velocità media, quindi devo avere dei parametri migliori rispetto a questi qui di domenica 5 aprile e riuscire a battere questa sessione. Eccoci, partiti. Eccomi, sono partito ora. Come ho detto poco fa, ci fermeremo ogni 1,5 km e con la speranza di riuscire a battere quell'altra sessione, anche se sarà tostissimo. Sono quasi a 1,5 km, veramente come l'altra volta. Ogni volta che mi fermo e faccio la ripresa perdo tempo, ma non posso fare altrimenti. Ora prendo l'altra applicazione e ci vediamo a 3 km. Eccomi qua, siamo dentro Running, ho fatto l'aggiornamento, durata 10 minuti, 1,5 km, velocità media 8,6, quindi un pochino di più, però il ritmo medio mi si sta abbassando troppo perché sono fermo. E niente, ci vediamo tra poco ragazzi. Allora eccomi, siamo quasi a 3 km, siamo quasi a 3 km, quindi a un quarto di percorso diciamo, un pochino di più. Guardate che bello, guardate che bello, campagna, si sta bene, si fa una corsetta. Ora prendiamo quell'altra applicazione, vediamo tutto quanto il confronto e poi ci vediamo a 5 km, 4,5 km, 5 più o meno. Eccomi qua. Allora, siamo a 19 minuti, 3 km, quindi per ora diciamo il percorso va bene, siamo su una buona media, siamo una media superiore all'altra volta. E niente, ci vediamo a 4,5 km, io ricomincio a correre perché sennò mi si abbassa troppo la media, ma cercherò di fare riprese più o meno come l'altra volta, ovvero rispettando gli stessi parametri, cioè ogni tanto fermandomi, comunque non sempre. E niente, ci vediamo a 4,5 km. Chiaramente, come dicevo poco fa, provo più volte avanti e indietro, perché di solito io mi prefisso un obiettivo e quando arrivo a metà strada giro e torno indietro, invece così è un po' più noioso. Però in queste situazioni sono già fortunato a poter fare questo tipologia di attività, è un lusso diciamo in questo momento. Eccoci, siamo a 4,5 km, mezz'ora, e siamo leggermente, l'andamento è leggermente migliore a quello dell'altra volta. Io mi impegnerò al massimo per chiudere la sfida entro un'ora e cinque massimo, l'altra volta erano 1 ora e 10. Sono a 7 km, ho ancora una mezz'oretta di tempo per rientrare nella sfida dell'altra volta, quindi ci dovrei essere, dovrei migliorare. Non è facile perché sono stanco oggi, e poi ho avuto dei problemi con l'accessorio questo qui che regge il telefono, perché non mi ci sta bene, tutte le volte perdo quei 4-5 secondi che riprendo, sono fondamentali, perdo un po' di tempo. Ma ho accelerato nell'ultimo 1,5 km per cercare di battere la sfida dell'altra volta. Eccomi, siamo 50 minuti, 7,5 km, manca 2,5 km e per rientrare nei parametri dell'altra volta
manca una ventina di minuti, 21, mi sbagliavo. Pensavo che mancavano 27-28 minuti, invece manca solo 20 minuti ora. Dovrei fargliela, dovrei migliorarlo di poco se ce la fa. Dovrei migliorare di poco. È tosta, poi l'altra volta ho corso più un piano, stavolta avendo fatto tutto avanti e indietro, queste stradine bianche, cioè parecchie salite e discese. Quindi diciamo nella parte della salita da ora in poi rimango parecchio affaticato, le gambe ce la fanno poco. Spero di riuscire a ottenere un buon tempo lo stesso. A tra poco ragazzi, ci vediamo quasi a 9 km, torno indietro, lo fa sempre avanti e indietro, è un po' falloso però, per forza. Nuovo aggiornamento, 12 minuti, l'altra volta ci avevo messo un'ora e 10 più o meno, mi sembra un'ora e 10, un'ora e 12, manca 1 km e 300 metri, 12 minuti, sono lì, potrei sia fargliela a migliorare il tempo che andare a pari che peggiorà. Sto impegnando al massimo, ma ho le gambe a pezzi, non leggermente meglio dell'altra volta. L'altra volta avevo leggermente mollato un po' prima, è che ho perso troppo tempo con sto coso che non mi ci sta. Tutte le volte che devo rimettere il telefono perdo minimo 5-6 secondi, anche di più. Ho passato da poco i 9 km, manca 8-9 minuti all'altra volta, l'ora e 10. Dovrei migliorare qualcosina. Tengo duro. Eccomi. 9 km e mezzo, 1 ora e 3. Allora, io faccio 500 metri in meno di 7 minuti, cacchio. Devo migliorare sto tempo. Se non miglioro sto tempo, incazzo come una bestia. Sto andando a stecca. Iscrivetevi al canale di corsa come me. Lasciate anche mi piace sotto al video. Presto faremo un'altra sfida. Ora devo vincere questa prima. Tra poco, raga. Eccomi. 9 km e 85. Sono circa 5 minuti in vantaggio rispetto alla scorsa volta. Sì. E andiamo. Sfida completata. Eccomi. Mentre ero con quell'altra applicazione, sono 10 km. 1 ora e 6. 4-5 minuti meglio rispetto alla scorsa volta. E andiamo. Sì, quando dico una cosa è quella, sempre, la maggior parte delle volte è così. Sì, andiamo. Eccomi, le strade bianche è completato, rientro nel cancello, sfida completata, Burchiano 92. Ci vediamo presto per un'altra sfida insieme, restate sul canale questi giorni. E fate anche voi attività fisica a casa, per quello che potete. Così almeno passiamo meglio il tempo durante questa quarantena. Pensavate che video era finito, ma non è così, perché l'ora è 10, manca ancora 3-2 minuti o qualcosa. E io in questi 2 minuti farò 3,5 km. Questo qui ve lo regalo perché mi state iscrivendo davvero in tanti in questi giorni e vi voglio regalare questo 0,5 km. Forza. Questo lo regalo a tutte le persone che si sono iscritte, che purtroppo in questo momento non possono andare a correre. Io sono nel giardino e poi ve lo faccio un po' in salita. Io so, 1 ora e 10 e siamo a 10,5 km. Mezza salita, torniamo in discesa. Eccoci qua. Sfida completata alla grande. Eccomi qua, di nuovo tornato insieme a voi. Siamo a 10,5 km in meno di 1 ora e 10, quindi proprio alla grande. Ultimi 3-4 minuti passeggiando proprio l'avevo fatti rispetto all'altra volta. Eccomi qua. Allora, l'altra volta era questa qua, domenica 5 aprile, avevo fatto 10 km e 60 metri in 1 ora e 11 e 881 calorie.
ritmo medio 7,6, velocità media 8,4. Vediamo oggi. Allora, oggi è andata meglio perché in 1:09 ho fatto, vabbè, in 1:10, diciamo, in 1:10 ho fatto 10,5 km, 926 calorie, quindi di più, ritmo medio 6,39, quindi si è abbassato, e velocità media 9, quindi è andata un po' meglio. Sono contento. Eccoci qua, sfida completata. The winner is Urchiano. Sì! Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, qui sotto c'è un tastino o qui dove preferite. Lasciate tantissimi mi piace sotto al video, ragazzi. Qui ci saranno le iscrizioni, qui ci saranno i mi piace, qui ci saranno nuovi video e nuove avventure, nuove sfide insieme. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!